Allora, abbiamo piccola introduzione. Come sapete, gli ultimi due governi, cosiddetto Conte 1 e Conte 2, hanno messo mano nel tempo su questo tema dell'immigrazione e della protezione internazionale, insomma, con due modifiche abbastanza importanti, diremo, sulla legge sull'immigrazione. Il primo, che i cosiddetti decreti di sicurezza, di cui abbiamo già parlato, ma di fatto oggi dobbiamo parlare della seconda modifica, che riguarda appunto le modifiche al decreto sicurezza, ai decreti di sicurezza che sono stati fatti prima come decreto legge e poi convertiti in legge dal secondo governo Conte. Il primo decreto sicurezza con il ministro degli interni, sapete che l'immigrazione è competenza del ministro degli interni, ministro degli interni Salvini, il secondo con il ministro degli interni Lamorgese. Allora, dopo un po' di tempo, perché questo ormai sono qualche mese che già è in vigore, abbiamo pensato di fare un approfondimento rispetto a questi temi. Quindi lo abbiamo appunto chiamato come la disciplina della condizione dello straniero alla luce della recente riforma, questa qui di cui appunto stavamo parlando precedentemente, con un particolare focus sulla protezione internazionale e l'istituto, il nuovo istituto della protezione speciale, che appunto l'avvocato Cristina Cecchini, che collabora con noi da un po' di tempo, alla quale abbiamo chiesto di approfondirlo con un particolare focus. Quindi purtroppo non sarà esaustivo su tutto, perché ci vuole un po' più di tempo. Ci siamo dati un'ora di tempo che lei ci illustra queste modifiche e una mezz'ora di tempo, visto che il numero era abbastanza elevato, a cui le persone poi potevano, diciamo, si potevano fare delle domande e rispondere. Alle domande vi chiediamo di scrivere a Giulia Arnone, che trovate, Giorgia, scusate, Giorgia, non è Giulia, non mi sono sbagliato perché ho letto Giulia, e trovate scritto Giorgia, non c'è scritto Arnone, che è quella a cui dovete mandare via chat le vostre domande, che potete fare mentre lei parla, e quindi mentre Cristina parla, glielo potete completamente, insomma, liberi di inviare le domande. Naturalmente sono tante, poi Giorgia cercherà di mettere insieme e le passerà a Cristina per cercare di rispondere al più possibile. Vediamo quante saranno e come, insomma, e quindi come si può rispondere. Verrà registrata e poi vedremo se metterlo sul sito. Vi diremo poi tramite una mail dove potete ritrovarlo qualora uno lo volesse andare a riprendere alcune parti. Bene. Vai Cristina, e poi, insomma, da qui a un'ora poi andremo avanti con le domande. Grazie di nuovo a tutti e prego. Sì, buonasera davvero a tutti e davvero grazie per l'enorme partecipazione che vedo peraltro che sta crescendo ancora, perché per noi è importantissimo avere delle occasioni per poter capire insieme a voi e in questo veramente vi invito a fare domande, scrivere perché le cose stanno cambiando e in qualche modo noi che siamo sui territori siamo l'antenna di quello che succede. Quindi è un'occasione di cui siamo molto contenti perché in qualche modo ha a che fare con l'obiettivo che ci diamo e che è un po' l'obiettivo anche sulla base del quale abbiamo tarato questa formazione che è abbastanza breve perché appunto è di un'ora, anche se un'ora di diritto sa essere abbastanza intensa, sappiamo che la riforma. Le riforme, perché poi proveremo a vederle entrambe perché ci concentriamo esattamente su che cosa è cambiato e in qualche modo sono state due riforme che hanno cambiato molti aspetti, sono intervenuti su molti aspetti con due prospettive e due obiettivi molto diversi e quindi l'idea è appunto quella di cercare di guardare a queste riforme
cercando di declinarle in maniera il più pratica possibile, appunto cercando di dare l'idea di quali sono gli aspetti nuovi, problematici e quindi quelli in cui chiunque viene a contatto con persone con problematiche legali può sapere come indirizzarsi e dove indirizzare e in quali casi indirizzare anche al settore stranieri. All'area, al settore legale, segnalazioni, proprio perché ogni volta, sempre in generale, ma ogni volta che entra in vigore una nuova normativa è un momento in cui le persone un po' sono smarrite e sicuramente è necessaria una particolare attenzione, perché anche l'amministrazione che gestisce la questione dei permessi di soggiorno ci prendono le misure e quindi molti punti, come sempre nelle riforme, sono ancora da chiarire ed è necessario che noi sappiamo che ci sono ancora dei punti da chiarire, perché come tutte le norme, anche questa riforma ha dei punti su cui è necessario pronuncia giurisprudenziale o una circolare che precisa meglio le cose, eccetera, e soprattutto l'ottica anche che, con il quale abbiamo scelto, tra i tanti argomenti che sono stati riformati, tra i tanti aspetti e gli istituti che sono stati riformati, quelli che secondo noi, nella nostra esperienza, sono quelli con cui abbiamo più a che fare, per vicinanza, quindi quelli che tendenzialmente possono riguardare le persone che vivono sui nostri territori e con l'idea che possiamo guardare a questa nuova disciplina e in particolare a quella della protezione, che in qualche modo lo vedremo come ha fatto rivivere la protezione umanitaria, che è stato il bersaglio principale della riforma del governo del Conte 1 e come ha detto Lorenzo, del governo in cui era Salvini al Ministero dell'Interno, e come questa nuova protezione in qualche modo è una protezione che, essendo tornata in vigore, ci dà tante possibilità. E quindi anche in questa prospettiva l'idea è di fare una panoramica per poterci rendere conto che molte persone che si trovano sul territorio potrebbero, irregolarmente presenti sul territorio, potrebbero, se seguite adeguatamente, se orientate adeguatamente, ottenere la possibilità di avere un titolo di soggiorno, perché in ragione di questi nuovi istituti della protezione hanno diritto a non essere espulsi dal territorio e anzi ad avere riconosciuto un permesso di soggiorno. Quindi è un po' questa la prospettiva con cui affrontiamo la tematica. Come vi diceva, appunto, scriviamo a Giorgia, possibilmente, se riuscite, nella chat, anche per non usare la chat normale perché ci distrae molto. Però, appunto, se poi qualcuno non ci riesce, piuttosto che non fare la domanda, tranquillamente fatela nella chat perché Giorgia guarderà entrambe. Io, per provare ad essere ordinata, visto appunto che il tempo non è molto, ho predisposto delle slide, un po' per riguardare i testi delle norme, vediamo se le vedete. Aspetta, le state vedendo? Sì. Allora, visualizza Le dall'inizio. vediamo, Ok, perfetto. Aspettate che io devo capire dove mettere le persone. Voi vedete anche le persone? sì, di lato. Quindi non leggete tutta la slide, questo volevo capire un Sì. Guarda, tu puoi minimizzare anche Esatto, tre ok, delle perfetto, così. persone, sono tre lineette in alto. Sì, eccomi, perfetto. Allora, dovreste vedere tutta la slide, giusto? Sì, va bene. Allora, come vi dicevo, appunto, abbiamo predisposto gli argomenti insieme alla collega Giorgia con l'idea che in qualche modo, e volendovi ribadire che in qualche modo il settore legale è assolutamente a disposizione di dubbi, segnalazioni, eccetera, per poter permettere, soprattutto in questa fase di passaggio, di chiarire gli aspetti
tutti, capire come comportarci e indirizzare quante più persone possibili verso la possibilità di non perdere il soggiorno, perché vedremo c'è una questione molto grossa che ha fatto sì che si rischiasse, che molte persone rischiassero di perdere il permesso di soggiorno o addirittura che in alcune condizioni possano ottenerlo ex novo o riottenerlo dopo tanti anni. Ovviamente immaginiamo e sappiamo tutti che nella nostra esperienza questo significa chiaramente che cambia molto la vita di una persona, la possibilità di aver riconosciuto il proprio diritto a soggiornare sul territorio. E in particolare, come diceva Lorenzo, ci occuperemo dell'ultima riforma che, come spesso accade, è stata dapprima inserita con un decreto legge, non un decreto legislativo, il 130 del 2020, a cui molti si riferiscono come sempre con il nome appunto del ministro dell'interno firmatario, in questo caso dalla Lamorgese, che poi è stato convertito a dicembre dalla legge 173 del 2020, che sostanzialmente ha mantenuto l'impianto della norma, che vi dicevo è una norma che non interviene solo sull'immigrazione, ma che interviene molto sull'immigrazione. Noi vedremo alcuni aspetti, però ci tenevo a ricapitolarvi rapidamente quali sono tutti gli aspetti riformati per poi dirci quali sono quelli che andremo ad affrontare. Il primo, appunto, come vi dicevo, è la riforma della protezione speciale, quindi l'inserimento di una nuova forma di protezione, in realtà già esistente, che è stata però sostanzialmente trasformata, che permette di tutelare in maniera molto forte. Questa forse è la riforma più coraggiosa del decreto convertito in legge, perché rimette diciamo all'interno della disciplina dell'immigrazione in maniera molto forte la necessità della tutela dei diritti fondamentali della persona, e poi andremo a vederlo. Un altro aspetto che vedremo e di cui ci occuperemo è che, e anche su questo la riforma è estremamente innovativa e coraggiosa, è quella di aver disciplinato la possibilità di convertire molti permessi di soggiorno che prima non erano convertibili, perché vedremo, ce lo ricorderemo, anche persone che sono titolari di alcuni permessi di soggiorno sul territorio non possono trasformare quel permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro, e con l'idea appunto che possono rimanere sul territorio fin tanto che permangono nelle condizioni di cui all'ingresso o che hanno ottenuto nel frattempo, ma non possono in qualche modo vedersi riconoscere una continuità in questo permesso. L'inserimento di una di maggiori ipotesi di convertibilità ovviamente ci dà molte possibilità per lavorare su un progetto più lungo, ovviamente, di persone che avevano permessi, vedremo, abbastanza precari. Dopodiché, ovviamente, un altro aspetto su cui interviene è la questione che è stata molto annosa della riforma del decreto legge 112 del 2018, il cosiddetto Salvini, che aveva abolito la possibilità per i richiedenti protezione internazionale, quindi persone che abbiano fatto richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e siano in attesa della definizione della procedura, dell'iscrizione anagrafica. E vedremo appunto come questa norma, che peraltro nel frattempo era stata dichiarata incostituzionale, viene reinserita, accogliendo proprio un po' il ragionamento ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale a luglio del 2020 dentro a questa norma, che ridisciplina anche alcune modalità specifiche dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. Dopodiché vedremo come la norma, e questo perché interessa molte delle persone che sono collegate, interviene appunto sull'accoglienza, sul sistema di accoglienza, ridisciplinando quello che noi conoscevamo come SPRAR, che poi si è venuto a chiamare con il decreto Salvini Siproimi e che oggi cambia di nuovo nome, ma non cambia soltanto il nome, perché come vedremo cambia anche il bacino di utenza, nel senso che viene disciplinato di nuovo la possibilità che accolga molte più categorie, molte più per persone che sono titolari di un determinato permesso. Vedremo velocemente che cosa cambia anche su questo. Era intervenuto il decreto Salvini con una riforma molto simbolica in relazione alle procedure di cittadinanza.
non vedremo, ma ci tenevo a dirlo, tre aspetti che invece della riforma, nella riforma sono comunque contenuti, ma che sono, a parere di molti, diciamo gli aspetti più problematici di questa riforma, perché in realtà si pongono più in continuità con la precedente, col precedente cambiamento normativo operato dal decreto Salvini, e che in qualche modo si pongono anche in continuità con una politica di gestione delle procedure di asilo e della frontiera che ci viene richiesto in maniera molto forte dall'Unione Europea e che sono in qualche modo contenute anche nel recente patto per l'immigrazione, che appunto stabilisce la necessità di gestire in maniera più rapida le procedure di asilo, e quindi vengono inserite e semplicemente riorganizzate dalla riforma le procedure accelerate, che non vedremo perché sono procedure molto spesso che sono innanzitutto molto tecniche, ma che in generale riguardano soprattutto alcune ipotesi specifiche, e appunto per mancanza di tempo evidentemente non possiamo vedere. Però dobbiamo sapere che questa riforma in qualche modo ha questi aspetti anche. Esattamente come sempre interviene sulle questioni relative al soccorso in mare, abbastanza in continuità, seppur con delle minori rigidità rispetto alla riforma precedente, e anche sulla disciplina del trattenimento. In questo aspetto, vedendo e disciplinando molte ipotesi di trattenimento di permessi di persone irregolari sul territorio che in attesa dell'espulsione possa essere trattenuto, con varie ipotesi differenti e anche con ipotesi di prolungamento in alcuni casi specifici, in particolare per esempio quando ci sono accordi bilaterali firmati dall'Italia con altri stati in cui evidentemente è reso più facile l'espulsione dello straniero. Però ecco, come vi dicevo, ci concentreremo prima di tutto e particolarmente sulla questione della protezione speciale. Perché è così importante la questione della protezione speciale? Che ovviamente, come vi dicevo, ha a che fare con la precedente abolizione operata dal decreto Salvini della protezione umanitaria. E quindi la domanda è: perché la protezione umanitaria è stato un bersaglio così forte, e perché appunto la riforma è una riforma così importante e così strutturale? Noi dobbiamo pensare che la protezione umanitaria è una forma di protezione che, accanto a quella della protezione internazionale, ma anche altre forme di protezione disciplinate dalla normativa in materia di immigrazione, e in qualche modo è una, i giuristi, la stessa Corte di Cassazione l'ha definita una norma di chiusura del sistema. E questo ci tengo a dirvelo perché in qualche modo ci permette di comprendere la logica che sta dentro questa forma di protezione, nel senso che nel momento in cui uno Stato adotta una normativa in materia di immigrazione, come è il testo unico per l'immigrazione e le altre discipline in materia di immigrazione, e quindi si dà le proprie regole per disciplinare chi ha diritto al soggiorno, in che modo si può entrare regolarmente sul territorio, eccetera, evidentemente si dà delle regole che necessitano di essere contemperate, di essere bilanciate, come tutte le regole, con i diritti fondamentali, perché evidentemente le regole quanto più sono rigide e quanto più devono prevedere delle eccezioni laddove questo sia necessario a far sì che la persona goda di diritti fondamentali. E sono varie le eccezioni a questa regola, diciamo. Sicuramente un'eccezione prima è il fatto che anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio gode di diritti fondamentali, e quindi, pur non avendo il permesso di soggiorno per la normativa in materia di immigrazione, ma in ragione di un principio di parità e del fatto che di parità nel godimento dei diritti fondamentali che deriva dalla Costituzione, sappiamo e dobbiamo sapere e dobbiamo sempre ricordarci che in qualche modo gode anche, pur irregolarmente sul territorio, appunto, quindi allontanabile in qualsiasi momento, deve, fin tanto che c'è, anche se irregolarmente, godere di questi diritti. E faccio ad esempio al diritto dei minori a frequentare la scuola, o al diritto alla salute per lo straniero irregolare, eccetera. A volte, e la stessa normativa in materia di immigrazione lo prevede,
il diritto fondamentale, affinché sia tutelato, necessita non soltanto che lo straniero irregolarmente sul territorio possa godere di quel diritto, ma possa il godimento del diritto debba portare al riconoscimento di un diritto al soggiorno, perché si prevede che in caso di allontanamento della persona irregolare, quell'allontanamento rischierebbe di violare un diritto fondamentale. Quindi tutte le eccezioni alla regola rispondono a questa logica, vale a dire nel momento in cui l'allontanamento della persona, seppur entrata irregolarmente o divenuta irregolare sul territorio, rischia di violare un suo diritto fondamentale, è necessario che lo Stato attui principalmente e in maniera molto prioritaria rispetto alla necessità di polizia di allontanare lo straniero irregolare un dovere di protezione che può portare appunto al riconoscimento di un permesso di soggiorno, e sono vari. Il procedimento lo vedremo, perché appunto ci andremo a vedere, il testo unico ha delle norme che disciplinano dei permessi di soggiorno in deroga, che altro non sono che l'espressione appunto di questi diritti fondamentali, e quindi prevede ipotesi di inespellibilità, per esempio per donne in stato di gravidanza, per il diritto alla salute della donna durante la gravidanza e del nascituro ad essere tutelato, oppure il diritto del minore straniero non accompagnato a non essere espulso, e quindi il permesso di soggiorno per minore età, perché si reputa che l'allontanamento del minore sia contrario ai suoi diritti fondamentali e al superiore interesse del minore, che è un diritto fondamentale, e varie ipotesi. Tra queste, la protezione internazionale, con l'idea che appunto che anche una persona che arriva irregolarmente, se nel proprio paese rischia una persecuzione, ha diritto a una protezione in ragione del proprio diritto d'asilo e dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra, e quindi allo status di rifugiato, se ha diritto di essere di rimanere protetto dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti o tortura, e quindi la protezione sussidiaria, e infine la protezione umanitaria, che è una norma appunto, come vi dicevo, di chiusura, in cui si dice: noi abbiamo previsto tutta una serie di deroghe varie previste da specifiche norme. Dopodiché è possibile, e ogni Stato che regola una casistica sa che questo può accadere, è possibile che questa regolamentazione lasci fuori delle persone, e quindi è necessaria una clausola generale che dica: comunque, a prescindere, io devo valutare se l'allontanamento rischia di violare un diritto fondamentale della persona, e quindi prevedere una norma che in qualche modo, in maniera generale, preveda questo. E questo era la protezione umanitaria, che accanto alla protezione internazionale e accanto alle singole ipotesi previste dal testo unico sull'immigrazione per le vittime di violenza, appunto, ne abbiamo nominate un po', ma velocemente le rivedremo, accanto a queste eccezioni prevede una clausola generale che permette una valutazione caso per caso della situazione della persona e delle conseguenze che l'allontanamento di quella persona può portare. E quindi è per questo che la protezione umanitaria è diventata una protezione molto importante. La Cassazione lo ha spesso detto nelle proprie sentenze, ogni volta che si è trovata a decidere, per esempio, sull'articolo 10 della Costituzione, laddove, voi sapete, c'è un articolo 10 della Costituzione che dice che quando lo straniero nel proprio paese abbia impedito il godimento di un diritto fondamentale, dovrebbe poter avere asilo. L'articolo 10 è quello da cui discende tutto questo ragionamento che stiamo facendo. Ecco, la Cassazione diceva: nel momento in cui nello Stato è disciplinata la protezione internazionale, quindi lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, con la protezione umanitaria si erano coperte tutte le ipotesi. Una era una clausola generale che aveva coperto tutte le ipotesi, e quindi in qualche modo, dice la Cassazione, con tantissime sentenze, l'articolo 10 della Costituzione è completamente attuato, non ha necessità di altre attuazioni, e questo è il problema, nel senso che nel momento in cui si decide, e adesso vedremo perché, di intervenire sulla protezione umanitaria, si dice: come facciamo se prima era coperto tutto l'articolo 10 era coperto tutto da anche una formula generale? Se abolisco quella formula generale, è protetto ogni ipotesi di conseguenza
di conseguenza di violazione dei diritti fondamentali in caso di espulsione? Questa è la domanda che ci accompagnerà. Allora, dobbiamo capire perché questa è la prospettiva con il quale, peraltro, l'ultimo decreto ha effettuato la riforma e cercheremo di vedere come. La protezione umanitaria era una norma, quindi, di chiusura, che era che appunto io vi ho riportato l'articolo, che è un articolo del testo unico sull'immigrazione, che è il decreto legislativo 286 del 98, che la definiva e si dice che, e diceva che occorre riconoscere un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ogni volta che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o che risultino da obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. Quindi la norma ci diceva che quando ci sono ragioni di carattere umanitario, e questa ragione di carattere umanitario è a sua volta una clausola ancora che garantisce ancora di più rispetto a quello che vi stavo dicendo, perché dice ogni volta che ci sono obblighi costituzionali di protezione, obblighi internazionali di protezione o comunque seri motivi di carattere umanitario, è necessario riconoscere una protezione. E questo stesso articolo era reinserito più volte all'interno della normativa in materia di immigrazione. Era inserito nell'articolo 5, quando la questura deve decidere sul rifiuto o la revoca, dicendo che si può fare il rifiuto o la revoca di un permesso di soggiorno, salvo che non è necessaria una protezione umanitaria. Era previsto da, come causa di inespellibilità, quindi nel momento in cui io sto procedendo all'espulsione dovevo fare questa verifica, era prevista anche nella normativa e nella procedura in materia di protezione internazionale, quando la commissione decide sulla domanda di asilo, dice se non ci sono gli estremi per una protezione internazionale, quindi lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, comunque devo valutare se ho degli obblighi costituzionali, internazionali o di carattere umanitario di protezione. Quindi questa era la prospettiva in cui le due riforme si sono inserite con questo sotto questo profilo. E quindi appunto con il decreto legislativo 112 del 2018 si arriva a dire la protezione umanitaria con una clausola generale è troppo vasta. Crea un problema perché in effetti, lo vedremo, la giurisprudenza della protezione umanitaria, quindi i giudici, nel decidere quando c'erano degli obblighi costituzionali, immaginate, potete immaginare, lo andremo a vedere, in molti casi riteneva che l'allontanamento potesse essere una violazione di un diritto fondamentale e riconoscevano una protezione umanitaria. Quindi alla base della riforma, di fatto, dal decreto Salvini, il 112 del 2018, sta una idea precisa che è quella di che sia necessario precarizzare e limitare le ipotesi di protezione, perché è vero che io ho stato dei doveri di protezione, ma non mi posso fare carico di tutti e devo ridurne quanto più possibile, ovviamente rispettando i miei doveri, e soprattutto quando io faccio un'eccezione, in questo senso la precarizzazione, quando faccio un'eccezione deve essere un'eccezione funzionale al rispetto di quel dovere di protezione, limitato al tempo in cui è necessario proteggere. Ed è per questo che tutti i permessi che sostituiscono l'umanitaria con questa norma erano diventati permessi non convertibili. Quindi tutti i permessi che potevo avere e rinnovare fin tanto che per lo Stato dovevo essere protetto. E l'idea appunto è quindi di una precarizzazione e di una tipizzazione, perché la riforma era stata preceduta da una circolare dello stesso Ministero alle Commissioni, diceva dobbiamo stringere sull'umanitaria, tipizzare le ipotesi. E l'idea che appunto è alla base della riforma è di, lo dice proprio la riforma come la premessa della riforma, dobbiamo tipizzare e spacchettare l'umanitaria, questa clausola generale, e dire noi i casi in cui è necessario per un diritto fondamentale riconoscere il diritto al soggiorno. E sono appunto la protezione speciale su cui la riforma è intervenuta, e inserisce una serie di permessi in deroga nuovi che secondo quel legislatore erano sufficienti a coprire tutte le ipotesi di tutela. Il cure mediche, per poter tutelare il diritto fondamentale alla salute, il permesso di soggiorno per calamità in tutti quei casi in cui nel paese di origine una calamità aveva reso insicuro il rientro in condizioni di sicurezza, un permesso premiale che io sinceramente non ho mai visto applicato, ma che viene disciplinato anche in regola per valore civile, cioè quando per un particolare merito civile lo straniero debba ritenersi
utile al soggiorno, e poi vengono chiamati sotto la dicitura casi speciali una serie di permessi che c'erano già e che vengono in qualche modo rinominati proprio nell'ottica di questa specialità, e sono dei permessi di soggiorno già esistenti in deroga che appunto cambiano semplicemente denominazione. Sono il permesso di soggiorno per violenza domestica, ex articolo 18 bis, che deriva dagli obblighi di protezione dalla violenza della Convenzione di Istanbul, il permesso per tratta, tratta a vario scopo, e il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo. Oltre a questo, ovviamente, continuano a esistere vari altri permessi, come il permesso di soggiorno per assistenza minore, per esempio, che vedremo, in cui in qualche modo c'erano già delle deroghe dentro il decreto legislativo 286 del 98, che è il testo unico per l'immigrazione. In questa prospettiva, il decreto legge 130, poi convertito, ha di fronte un bivio, perché chiaramente, immaginate, l'abolizione della protezione umanitaria è stato il baluardo politico più forte della riforma del decreto legislativo 112 del 2008. Quindi in un governo Conte 2 si doveva capire come ripermettere alla normativa in materia dell'immigrazione di ridisciplinare i diritti fondamentali dentro il testo unico senza porsi in un'aperta rottura. E la norma lo fa in questo modo: innanzitutto non reinserendo la protezione umanitaria chiamandola come tale, ma inserendo dentro la protezione speciale che era disciplinata da Salvini molte ipotesi che erano precedentemente dentro l'umanitaria. Quindi la prima cosa che fa la riforma è di reinserire alcune ipotesi dell'umanitaria, ma non ripescare il nome dell'istituto, perché sarebbe appunto stato effettivamente troppo di rottura. Quindi gran parte della norma, lo vedremo, sta nell'allargamento delle ipotesi di riconoscimento della protezione speciale, e quindi ne esce una struttura in cui i nuovi permessi inseriti dal decreto legislativo 112 del 2008 dal Salvini rimangono, e ad essi si aggiunge una protezione speciale, che adesso andremo a vedere, più ampia, in cui tendenzialmente dentro ci sono molte delle vecchie ipotesi della protezione umanitaria. E un'altra cosa che fa è quella di inserire di nuovo a chiusura del testo unico, nell'articolo 5, quello che abbiamo visto prima, no? Sul rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, dice che di nuovo reinserisce la clausola che il decreto Salvini aveva cancellato in maniera chirurgica da tutto il testo unico, che non si può procedere al rifiuto o la revoca salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Vedete qui la prima modifica, che a differenza del precedente non c'è seri motivi di carattere umanitario, ma soltanto gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. Anche se, come vedremo, la disciplina della protezione speciale in qualche modo il carattere umanitario lo salva, e vedremo come. È chiaro fin qui, quindi? Torna ad essere una disciplina organica attraverso l'istituto principalmente della protezione speciale, e a dimostrazione del fatto che è una disciplina organica sta il fatto che la protezione speciale torna ad essere riconoscibile, concedibile non soltanto in sede di protezione internazionale, quindi dalle commissioni territoriali che analizzano la domanda di protezione internazionale, ma anche dalla questura. Quindi torna in vigore, è vigente e in vita il doppio binario, il fatto che chiunque si trovi a decidere sulla condizione dello straniero, la questura o la commissione tendenzialmente, possano decidere di rilasciare una protezione speciale, anche se la procedura, vedremo, in qualche modo rimette comunque le commissioni al centro. E vedremo perché. Quindi, come vi dicevo, è dentro la protezione speciale che la vecchia normativa prova a tornare in vita, cercando di tornare ad essere conforme a quanto disciplinato dalla Costituzione. In qualche modo lo aveva detto al momento dell'emanazione del decreto Salvini lo stesso Presidente della Repubblica, quando aveva detto: ricordiamoci sempre, firmo, ma ricordiamoci sempre il valore dell'articolo 10. Quindi in qualche modo la logica della riforma della protezione speciale è questa.
E che cosa, quali sono, diciamo, le ipotesi oggi previste dentro alla protezione speciale, che è appunto disciplinata dall'articolo 19 del testo unico per l'immigrazione, che viene poi richiamato anche nell'ambito della procedura di protezione internazionale, in particolare dai commi 1 e 1.1. Perché ci tengo a dire questa cosa dove è collocata? Perché l'articolo 19 è l'articolo che dentro il testo unico disciplina tutte le ipotesi di inespellibilità e in primis disciplina come forma di inespellibilità la protezione speciale, quindi non si può mai procedere all'espulsione, all'allontanamento di una persona che potrebbe avere il diritto alla protezione speciale. E le ipotesi sono quelle del comma 1, che in realtà era già esistente anche prima del Salvini, è una norma che nasce col testo unico dell'immigrazione, che era la disciplina del cosiddetto non refoulement, cioè il divieto di allontanamento di una persona dal territorio quando questo potrebbe comportare un rischio di persecuzione. Infatti la norma ricalca quasi completamente la disciplina dello status di rifugiato. Ovviamente l'ipotesi è quella in cui la persona avrebbe diritto tendenzialmente allo status di rifugiato, ma non può avere il riconoscimento dello status di rifugiato perché vi è una clausola di esclusione o di diniego. E quindi la persona non può essere riconosciuta rifugiata, ma comunque non può essere espulsa perché dalla persecuzione deve essere comunque tutelata. E quando ci sono queste clausole, diciamo che sono varie le ipotesi di esclusione e diniego, principalmente quella più attuata è in presenza di gravi reati. Quando la persona rischia una persecuzione, ma ha commesso gravi reati sul territorio o nel paese di origine, comunque non viene rimandata e ha una protezione di tipo minore rispetto allo status di rifugiato, che è questa protezione speciale. Poi c'è la seconda ipotesi di protezione speciale, che è quella prevista per il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. In primis, quindi la persona che può essere sottoposta a tortura, a trattamenti inumani e degradanti non può essere rinviata. Anche in questo caso coincide con la protezione sussidiaria, ma tendenzialmente non le copre tutte le ipotesi, e soprattutto anche la protezione sussidiaria ha delle ipotesi di esclusione, e quindi la protezione speciale viene riconosciuta in questo caso a chiunque abbia diritto alla protezione sussidiaria, ma non può averlo per l'esistenza di cause di esclusione. E poi, come vedete, l'articolo 19 cita il 5,6, quindi ha diritto alla protezione speciale secondo questa norma del testo unico, così come riformata dal decreto legge 130, quando questo è necessario a rispettare obblighi costituzionali e internazionali. Poi andremo a vedere la casistica, perché è interessante, perché ci permette di capire quante ipotesi potremmo indirizzare a questa forma di procedura per poter avere un permesso di soggiorno. Dopodiché l'altra diciamo novità è che viene disciplinata l'ipotesi della protezione speciale quando sia necessario tutelare la vita privata e familiare, cioè quando l'allontanamento dal territorio comporti una violazione della vita privata e familiare, si deve riconoscere una protezione speciale. La vita privata e familiare è un diritto fondamentale che viene sancito dalla Corte, dalle convenzioni internazionali per i diritti umani, in particolare la Convenzione europea per i diritti, la CEDU, la Corte europea, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che all'articolo 8 prevede proprio il divieto, la necessità del rispetto della vita privata e familiare, il divieto di allontanamento ogni volta che questo sia contrario alla vita privata e familiare. Andremo a capire che cosa significa. Ma sostanzialmente mi preme sottolinearvi che innanzitutto la norma lo ridisciplina chiaramente, cosa che non prevedeva, e lo disciplina chiaramente mettendolo accanto all'articolo 5,6, quindi in realtà è un paradosso, perché l'articolo 5,6 nel dichiarare la necessità di rispettare i diritti derivanti dagli obblighi internazionali in qualche modo lo comprendeva già, ma non lo comprende, cioè, ma lo rimette specificamente perché
Repetita iuvant, cioè se sono chiaro non ci può essere in nessun modo dubbio sul fatto che lo devo rispettare, e soprattutto perché, e questo è quello che vi dicevo, in realtà è dentro la vita privata e familiare che la maggior parte delle ipotesi dei gravi motivi umanitari, che è quella parte che è stata abrogata dall'articolo 5, la giurisprudenza aveva sviluppato, cioè ogni qualvolta si trattava di tutelare la vita privata e familiare, la giurisprudenza l'aveva ricondotto alla necessità, alla clausola di gravi motivi umanitari. Quindi in qualche modo vedete che la norma ricopre di nuovo molti ambiti della precedente riforma, e cerco di declinarvi un po' una casistica per farvi rendere conto quanto fosse necessaria questa norma di chiusura. Allora, ovviamente dentro la vita privata e familiare c'è la necessità di tutelare percorsi di integrazione, e questa era la maggiore casistica che era stata sviluppata dalla giurisprudenza in relazione all'umanitaria, proprio in relazione alla vita privata e familiare, nel senso che una persona pur irregolare che viva da molti anni sul territorio, che qui abbia ricostruito la propria esistenza, avviando percorsi lavorativi, eccetera, soprattutto interrompendo un legame con il proprio paese di origine, dove magari non ha neppure più nessuno, ma questo non è detto, in generale si ritiene che debba avere valore questo percorso di integrazione, questa vita sul territorio, e in determinate condizioni possa portare alla necessità di riconoscere il diritto a non essere allontanati, a non espellibilità. Quindi la maggior parte delle casistiche che torneremo a vedere, e dello sviluppo che torneremo a vedere, è di tutte quelle persone che vivono da anni sul territorio, qui hanno costruito tutta la loro vita, e quindi necessitano che stabilizzarsi sul territorio, perché l'allontanamento evidentemente sarebbe contrario alla sua al rispetto della sua vita privata e familiare. È evidente che non stiamo parlando di una sanatoria, basta che rimani 15 anni sul territorio e liberi tutti. È chiaro che ovviamente va argomentato, a mio parere, e ovviamente soprattutto in questa fase di riforma, le ragioni, cioè quanto accaduto, il livello di integrazione, quanto c'è nel paese di origine, e in qualche modo per evitare che sia appaia soltanto come sto da tanto tempo sul territorio e quindi non mi puoi più allontanare, perché è necessario argomentare su un inserimento anche sul territorio concreto. Ed è per questo perché lo vedremo, la questura per esempio, che sta valutando le nuove le richieste di rinnovo della protezione speciale, per esempio, sta chiedendo di compilare un modulo in cui fa varie domande, un modulo, un prestampato in cui si chiedono alcune cose che tendenzialmente sono riconducibili a queste ipotesi. Lavori in Italia, hai una casa in Italia, hai fatto corsi di lingua, qual è il tuo percorso di integrazione? Hai studiato in Italia? Che vincoli hai con il tuo paese di origine? Chi hai lasciato dietro di te? Sono tutta una serie di domande che ci permettono di capire che ovviamente l'integrazione, il percorso di vita, non è che fare solo col tempo, ma con quello che faccio sul territorio e con quello che mi sono lasciato indietro. Poi ovviamente l'esistenza di vincoli familiari ha un peso molto importante per il diritto all'unità familiare, e quindi ovviamente se tutta la mia famiglia si trova sul territorio qui regolarmente, indietro non ho lasciato nessuno, è necessario che per l'unità familiare quindi per il mio diritto all'unità familiare, ma anche quella dei miei familiari regolari che nel caso di allontanamento mi perderebbero, io abbia riconosciuto una forma di protezione, cioè il diritto di rimanere sul territorio. La necessità di garantire una vita dignitosa. Questo è interessantissimo, uno sviluppo molto importante che aveva avuto sul fatto della protezione umanitaria nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, che appunto ci dice che chiunque, quindi non solo il cittadino, chiunque ha diritto ad una vita dignitosa, e se il rientro
in patria, nel paese di origine, può comportare la violazione di un diritto alla vita dignitosa che qui invece ho, è necessario riconoscermi una forma di protezione. La giurisprudenza aveva scritto pagine meravigliose su questo, ma ovviamente riferendosi all'articolo 2 e oggi la protezione speciale tornando ad essere un modo per rispettare i diritti fondamentali della Costituzione potrebbe tornare ad essere importante. Di solito io qui ho richiamato una delle pagine più belle, la trovate facilmente online, questa sentenza del Tribunale di Milano che ricostruiva il diritto alla vita privata, alla vita dignitosa in maniera più completa rispetto alle altre, e faceva riferimento all'allontanamento di un giovane verso il Gambia, in cui però avrebbe l'aspettativa di vita era molto bassa, lui non aveva più nessuno, non aveva potuto studiare, viveva in condizioni di estrema povertà, la situazione del Gambia era tale per cui era appena uscito da una lunga dittatura e che seppure appunto era cessata, era in una fase di transizione, tanti elementi che erano stati declinati proprio sulla necessità di tutelare la vita dignitosa. E lì il giudice fa questo ragionamento molto importante che in qualche modo ci racconta lo spirito con cui dovremmo affrontare questa riforma. È quella di lui si prepara alle critiche che gli vengono fatte a questa sentenza, che è una sentenza davvero bella, e lui dice: io mi rendo conto che declinare la vita dignitosa significa per pensare che stiamo regolarizzando tante persone, ma i diritti fondamentali non possono essere a numero chiuso, non hanno un numero massimo, e quindi l'importante è cercare di capire qual è il diritto costituzionale sotteso che deve essere protetto e che rischia di essere violato. E poi un'altra ipotesi importante è quella di sottoposizione a torture anche nei paesi di transito, che era stata un po' abbandonata, ma che ha a che fare anche col diritto alla salute letto in senso ampio e che la giurisprudenza anche ha sottolineato nella sua importanza, vale a dire che a noi operatori ci richiama molto all'attenzione di lavorare in maniera diversa rispetto a come fanno a volte le commissioni, no? Che si concentrano giustamente con riferimento alla protezione internazionale solo a quanto accade nel paese di origine, ma noi siamo in qualche modo a relazionarci con la persona nella sua interezza e hanno dei vissuti le persone, quindi l'aver vissuto cose estremamente traumatiche soprattutto durante il viaggio può non interessare per la protezione internazionale, ma a parte che ci permette un intervento più complesso con le persone, la legge dice che questa giurisprudenza dice che è interessante perché appunto ci permette di capire che se una persona è stata sottoposta a torture nei paesi di transito, magari non rischia di essere torturata nel paese di origine, ma oggi che è presa in carico per quella tortura, che sta bene, in qualche modo riesporla ad un allontanamento potrebbe comportare una rivittimizzazione in relazione a quelle torture e quindi è necessario portare una protezione speciale. Così come nei casi in cui le persecuzioni e i rischi che avevo nel paese di origine li ho subiti per esempio da minore, e oggi non sono più attuali, oppure quando la situazione è cambiata nel paese di origine, ma quello che ho vissuto è molto grave. Allora, anche in questi casi probabilmente non potrò avere una protezione internazionale perché il pericolo non è più attuale, ma devo continuare a poter avere una forma di tutela del benessere, ovviamente inteso anche in questo caso come vita dignitosa, per permettere di far sì che non ci siano rivittimizzazione. Quindi, un permesso di soggiorno più ampio, che e qui si interviene sull'altro aspetto che vi dicevo della riforma, della precarizzazione, che per fortuna torna ad essere un permesso di soggiorno che può essere la porta di una lunga storia sul territorio, perché torna ad essere un permesso di soggiorno della durata biennale, mentre prima era divenuta di un anno, permette di lavorare, questo viene esplicitato dalla norma, e soprattutto è convertibile. Quindi nel momento in cui io non ho più quell'esigenza di protezione, ma mi sono inserita sul territorio, lavoro, eccetera, posso convertire quel permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro. Salvo, dice la norma, il caso in cui quella protezione speciale mi sia stata riconosciuta in ragione dell'esistenza di una clausola di esclusione o diniego. Quindi tra tutte queste ipotesi
scusate, mentre tutte quelle ipotesi che vedevamo prima, ogni qualvolta vedrete nella decisione, avrei dovuto riconoscere lo status di rifugiato alla protezione sussidiaria, ma per i reati non ho potuto riconoscerlo. Ecco, in questi casi si dà continuità a quella precarizzazione di persone che hanno commesso reati. Come vi dicevo, torna ad essere una norma di chiusura perché c'è il doppio binario, qui c'è una E, mannaggia, mancante, perché appunto la protezione speciale può essere riconosciuta dalla commissione territoriale durante l'esame della mia domanda di protezione internazionale e dice la norma, quando non mi riconosce una protezione internazionale ma ritiene che il mio allontanamento sarebbe violerebbe uno dei diritti che abbiamo visto, quindi comporta la protezione speciale, la questura trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e viene esplicitamente escluso che la questura possa fare nuove valutazioni, perché questa valutazione viene fatta in sede di audizione e quando la commissione decide, in qualche modo il questore è vincolato. Peraltro, come vi dicevo, la commissione territoriale ha un obbligo di verificare tutta l'ipotesi, tutta la mia situazione. Quindi, oltre a verificare se ho diritto a una protezione speciale, potrà verificare se, non avendo diritto neppure alla protezione speciale in ragione delle situazioni di salute, io debba avere un permesso di soggiorno per cure mediche, che adesso velocissimamente andremo a rivedere, oppure se l'allontanamento mio sarebbe contrario alla tutela del figlio minore e quindi possa trasmettere gli atti per quel permesso di soggiorno articolo 31, cioè quel permesso di soggiorno che viene rilasciato dal tribunale per i minorenni nel caso in cui la necessità di stare sul territorio dei genitori sia fondamentale per garantire il benessere del minore. Commissione territoriale può riconoscere la protezione speciale, dicevo, oppure direttamente la questura, come prima, perché in realtà anche la protezione umanitaria poteva essere riconosciuta direttamente dalla questura, quindi io la mia domanda la posso fare anche direttamente al questore. La novità di questa norma è che il questore non può fare come prima con la protezione umanitaria che decideva direttamente e tendenzialmente decideva per il no, però questa è un'altra storia su cui magari torneremo, deve trasmettere gli atti alla commissione perché esprima un parere. Quindi in qualche modo, come vi dicevo, la commissione è un organo che diventa un po' centrale per la garanzia di tutti i diritti fondamentali della persona, compresi quelli garantiti dalla protezione speciale. La norma ha delle disposizioni transitorie, appunto, come sempre, quando c'è una riforma e ci dice questa nuova disciplina a chi si applica? Perché ci sono persone che nel frattempo avevano fatto domanda, persone nel frattempo a cui avevano ricevuto una risposta in virtù della vecchia norma, ma oggi sono davanti al tribunale perché hanno impugnato, insomma, a chi si applica? La norma dice si applica a tutti, quindi ogni qualvolta c'è un procedimento pendente di rilascio di un permesso di soggiorno o di esame della domanda di protezione internazionale, chi sta decidendo deve sapere che deve deciderlo sulla base della norma attuale. Questo è importante perché è la cosa su cui principalmente ci stiamo occupando come settore legale, vale a dire cercare di gestire tutte quelle persone che sono nel mezzo delle riforme e ce ne sono tante e sono moltissime, anche perché nel frattempo con la pandemia molte persone non hanno rinnovato i loro permessi di soggiorno scaduti, perché voi sapete, lo rivedremo poi, è stato prorogato la validità dei permessi, quindi ad oggi avremo tante persone che avevano permessi scaduti che non hanno rinnovato, magari anche ancora per motivi umanitari o per protezione speciale o vari permessi, procedure che non erano finite nel frattempo, perché voi sapete, in questa precarizzazione il Salvini, che aveva abolito l'umanitaria, aveva detto a tutti coloro che avevano l'umanitaria che dovevano convertire il permesso in un permesso di soggiorno per lavoro. Ecco, nel frattempo molte conversioni per fortuna non sono state decise, perché magari nel frattempo le persone hanno perso il lavoro, eccetera. Quindi noi ci stiamo occupando di gestire questo. Tendenzialmente come li si gestiscono persone? Tutte le persone che hanno ancora la procedura in piedi, è importantissimo che ci si ragioni, perché
Se il permesso è il rinnovo, quello che stiamo facendo è riascoltare la persona, riguardare gli atti che avevano portato alla protezione e fare delle memorie che permettono alle commissioni di valutare la situazione attuale e ci permettono di argomentare sull'esistenza della necessità di protezione. Quindi è molto importante riascoltarle le persone, non mandarle in questura a rinnovare e basta, perché è la situazione attuale quella che è fondamentale. Se le procedure sono ancora pendenti, quello che si sta facendo, perché magari sono la commissione aveva deciso sulla base del Salvini e aveva semplicemente rifiutato la protezione internazionale e speciale per come erano regolate in maniera restrittiva, e quindi quello che si sta facendo è scrivere alla commissione dicendo: vuoi riesaminare la situazione? E quindi ci sono tante procedure di riesame, così come ovviamente anche le istanze di riesame le stiamo facendo per le procedure che erano già state definite, non hanno proceduto, non c'è, dentro a quella procedura non c'era la nuova disciplina e quindi si chiede di riesaminarla alla luce della modifica. Ok? Altri 10 minuti massimo, per così possiamo alle domande. Come vi dicevo, la norma lascia intatti 2 permessi che erano stati inseriti da Salvini e che quindi continuano ad essere vigenti e li continueremo a vedere. Sono il permesso di soggiorno, in particolare quello per cure mediche, che è disciplinato dall'articolo 19, e quello per calamità. Ma in qualche modo intervengono anche su questi permessi, allargandolo, perché questi permessi che tipizzavano 2 diritti fondamentali secondo la riforma del Salvini erano, avevano parole molto restrittive. Cioè, prima si diceva, si riconosce il cure medica agli stranieri che versano in situazioni di particolare gravità. Oggi la norma dice in gravi condizioni psicofisiche derivanti da gravi patologie. E quindi allarga, in qualche modo togliendo questa concezione della particolare gravità, inserisce molta più possibilità per tutelare il diritto alla salute di fronte a patologie che apparentemente non sono quasi patologie a rischio di morte, ma che necessitano magari semplicemente dei trattamenti importanti sul territorio, ma e continuativi. Esattamente come il permesso per calamità, è un permesso che prima appunto veniva dato quando il rientro era un rientro verso una situazione, la norma diceva prima, di contingente ed eccezionale gravità. Oggi la norma, secondo il decreto, dice di grave calamità. Questa è una norma molto interessante, in realtà è una disciplina che recepisce alcune ipotesi che prima stavano nell'umanitaria, ma che nel frattempo sono diventate fondamentali. E la verità è che come operatori, soprattutto nelle materie di protezione internazionale, questa figura del permesso di calamità noi lo dobbiamo avere molto presente, perché è il futuro. Noi sappiamo, tutti i dati ce lo dicono, che il permesso che ormai i migranti forzati, la maggior parte dei migranti forzati migra per ragioni climatiche. Ok, allora è probabilmente dentro la questione della migrazione forzata per ragioni climatiche che noi dovremmo lavorare di più e soprattutto farci venire molte più idee. Perché? Lo dico perché sembra che ovviamente il migrante forzato per ragioni climatiche rientrerà dentro la calamità. In realtà non è così, e su questo lo dico. Magari ci torneremo, sarebbe interessante fare proprio una formazione solo su questo, perché molte delle persone non ci raccontano neppure che è questo, perché un migrante forzato per ragioni climatiche ci racconta di situazioni in ragione del quale a causa della desertificazione non era più reperibile un lavoro, l'agricoltura si era impoverita, e quindi sono persone che apparentemente migrano per ragioni economiche. Se conoscessimo meglio la situazione dei paesi di origine, lavorassimo su questa raccolta di informazioni in maniera complessiva, ci renderemmo conto che così non è. Ma quello che è importante sapere è che il calamità in qualche modo non è un permesso che può raccoglierli tutti, perché su questo la giurisprudenza si è evoluta moltissimo. In particolare io vi invito a leggerlo, perché è davvero una pagina di diritto incredibile. Nel gennaio del 2020 c'è stata una decisione del Comitato ONU per i diritti umani nel caso Teitiova contro Nuova Zelanda,
E il comitato ci ricorda come gli stati abbiano dei doveri per fronteggiare il cambiamento climatico, che il cambiamento climatico può impattare in maniera gravissima sui diritti fondamentali, in particolare può creare condizioni di sopravvivenza nel territorio che possono essere parificate a trattamenti inumani e degradanti, oltre che violazione del diritto alla vita. Quindi in quel caso è necessario prendere in considerazione il cambiamento climatico sotto il dovere di non refoulement, cioè di non respingere le persone. E il calamità non può averle tutte, perché il comitato, nel ricordarci che appunto è un dovere di tutelare il diritto alla vita e il diritto al divieto di trattamenti inumani e degradanti, ci dice, e lo dice anche la Cassazione in una sentenza di ottobre dello scorso anno, addirittura in realtà potrebbe portare al riconoscimento di una protezione molto più forte, come è la protezione sussidiaria. E allora dobbiamo ricordarci che tendenzialmente anche queste figure, questi permessi di soggiorno, debbono essere riconosciuti solo se non è possibile riconoscere forme più tutelanti, perché il concetto è sempre che approccio alla storia della persona permettendole di avere il diritto maggiore e solo successivamente a scalare le altre condizioni. Mi fermo... c'è poco tempo, ma volevo appunto evidenziarvi della convertibilità che vi dicevo dei permessi di soggiorno, e in particolare che molti permessi, come vi dicevo, che prima non erano convertibili, oggi lo sono, e ci sono alcuni che sono particolarmente interessanti, in particolare oltre alla protezione speciale diventa convertibile il permesso per calamità che non lo era, il permesso per residenza elettiva, il permesso per cure mediche che non lo era. È interessante che diventi convertibile il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza o attesa apolidia, e chi lavora nelle procedure di apolidia sa quanto questa norma può essere fondamentale. Diventano convertibili due permessi di soggiorno che noi vediamo molto spesso e che molto spesso ci siamo trovati a fronteggiare delle problematiche proprio relative alla non convertibilità, che sono il permesso di soggiorno per motivi religiosi e il permesso di soggiorno per assistenza minore. Ecco, entrambi questi permessi di soggiorno diventano convertibili. In particolare quello per assistenza minore è molto importante, perché è un permesso che noi abbiamo promosso molto con le decisioni del Tribunale per i minorenni davanti appunto a nuclei familiari che avevano minori integrati sul territorio e che quindi l'allontanamento avrebbe comportato una violazione grave, e il fatto che diventino convertibili chiaramente permette a quei nuclei familiari e a quegli stessi minori la progettualità, che è veramente una garanzia. Giorgia, quante domande ci sono, che magari capiamo quanto continua? Sì, guarda, c'è una domanda e poi alcune richieste così diciamo più in generale, quindi secondo me qualche altro minuto. Altri 5 minuti per vedere un paio di altri aspetti. Allora, come vi dicevo, la norma ridisciplina anche la questione dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Su questo diciamo che la norma semplicemente recepisce la sentenza della Corte Costituzionale numero 186 del 2020, una M invece di una N di nuovo, che appunto aveva dichiarato l'illegittimità della norma che aveva, del decreto Salvini, che aveva abolito la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di iscriverle all'anagrafe. Chi ha lavorato in questi ultimi 2 anni con l'applicazione di quella norma sa quanto questo ha creato delle complicazioni gravi per chi lavora con i richiedenti protezione internazionale. Ecco, la sentenza era arrivata prima e ha dichiarato l'incostituzionalità, e quindi la norma ristabilisce questo diritto chiaramente, stabilendo che appunto il richiedente protezione internazionale può essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente. E poi al comma 2 e successivi disciplina una specifica procedura di iscrizione anagrafica, che è quella dell'iscrizione anagrafica come nella procedura di convivenza anagrafica per le persone che sono accolte nei centri CAS e di prima accoglienza, in cui è stabilito che l'iscrizione anagrafica in questi casi
è effettuata nelle modalità, la norma dice, richiama una norma specifica che è quella della procedura per convivenza anagrafica. Che cosa significa? Una procedura specifica di iscrizione anagrafica che semplicemente si affianca a quelle degli altri, le normali procedure. Voi sapete, tendenzialmente una persona prende la residenza nel luogo dove abita e si iscrive presso quella famiglia anagrafica. Quindi l'anagrafe iscriverà me e gli altri nella famiglia anagrafica del luogo dell'abitazione dove vivo. Poi c'era la procedura per senza fissa dimora o persone che non possono dimostrare la disponibilità di una procedura di un'abitazione idonea all'iscrizione anagrafica, e poi semplicemente questa procedura è una procedura che si aggiunge per coloro che vivono in una cosiddetta comunità anagrafica. E la disciplina è semplicemente una disciplina eccezionale che in qualche modo cerca di favorire anche la gestione di quell'accoglienza, per cui a differenza delle altre forme di iscrizione anagrafica ha delle peculiarità. La prima è che c'è un responsabile di quella iscrizione anagrafica, che è la persona appunto del centro, che fa le comunicazioni, il responsabile del centro. Non sono necessarie verifiche. Voi sapete, nel momento in cui io stabilisco la mia residenza presso un'abitazione, tendenzialmente quella iscrizione deve essere verificata. Ecco, con questa forma di iscrizione anagrafica non è necessaria alcuna verifica, perché si effettua sulla base delle dichiarazioni del responsabile della struttura. E poi è prevista un motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, vale a dire che l'allontanamento ingiustificato o la revoca dell'accoglienza viene specialmente previsto che sia causa di cancellazione dall'anagrafe, quindi perdita di residenza, salvo ovviamente la possibilità che la persona cancellata prima dell'iscrizione possa comunque effettuare l'iscrizione nelle altre forme, quindi, come vi dicevo, presso una famiglia anagrafica, quindi presso un'abitazione, o come persona senza fissa dimora, secondo le modalità previste dalla normativa sulla iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora. L'ultimissima cosa, giuro, è quella appunto, come vi dicevo, del riordino del sistema di accoglienza, perché come... E anche questa è una parte estremamente interessante della riforma, perché non c'è soltanto evidentemente un cambio di nome, come vi dicevo, c'è una nuova definizione e denominazione del sistema di accoglienza che conoscevamo come SPRAR, che la normativa poi aveva chiamata SIPROIMI o SIPROIMI, a seconda delle diciture, che oggi si chiama sistema di accoglienza e integrazione SAI, che in teoria è pensato come sistema di accoglienza principale, che ovviamente in realtà nel tempo si è modificato ed è diventato, diciamo, il sistema di accoglienza quello duraturo, in cui tendenzialmente venivano accolti, anche a seguito della riforma Salvini, i titolari di protezione e i minori stranieri non accompagnati, e oggi torna ad accogliere molte più persone, perché la norma stabilisce il diritto nei limiti dei posti disponibili ad essere accolti anche dei richiedenti protezione internazionale, e questo davvero è un sospiro di sollievo per chi si occupa di accoglienza, soprattutto dell'accoglienza dei richiedenti vulnerabili, che sa quanto è importante questa accoglienza nel SAI, ma anche i titolari di altre forme di protezione speciale, quindi tutti i casi speciali, e quindi anche le vittime di tratta, i permessi di soggiorno per violenza domestica, per particolare sfruttamento lavorativo, e anche i titolari di permessi di soggiorno per calamità e cure mediche. L'unica differenza è che anche all'interno di questo sistema di accoglienza SAI vengono differenziati dei livelli di servizi, e quindi c'è un primo livello a cui accedono anche i richiedenti e un secondo livello in cui i richiedenti sono invece esplicitamente esclusi. Dentro il primo livello ci saranno tutti i servizi relativi all'accoglienza materiale, all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale e psicologica, corsi di lingua, mediazione, orientamento legale, mentre, e questo
diciamo che ci lascia delle perplessità a chi si occupa di accoglienza e sa che le procedure di richiesta asilo possono essere molto lunghe, soprattutto quando ci sono e torneranno ad essere molto lunghe davanti ai ricorsi e davanti alle lungaggini della giustizia, ma un secondo livello da cui i richiedenti dovrebbero essere esclusi, che è quello dell'orientamento al lavoro e la formazione professionale, che non possono in teoria essere computati come servizi fruibili e fruiti dai richiedenti protezione internazionale. E direi che mi fermo, avevo altre due o tre cose da dire, ma direi che basta, perché se no ci allunghiamo e non riusciamo a fare le domande. Poi semmai in chiusura, se rimane tempo, ne dico altre due o tre cose. Ok, sì, dunque, allora partiamo, diciamo, dalle prime domande che è arrivata riguardava, diciamo, la cittadinanza rispetto alla tempistica dei tempi dell'istruttoria, e quindi chiedevano, siccome la nuova legge ha abolito la retroattività per le domande che erano già state presentate quando era in vigore il decreto sicurezza, si chiede se per queste domande torna a valere il periodo precedente, quindi 730 giorni per l'istruttoria, e se in caso positivo si può inoltrare una diffida se non si è ancora avuta risposta sulla Grazie domanda. Della domanda, perché era la cosa che volevo dire in aggiunta e che stavo lasciando fuori appunto per mancanza di tempo, perché è proprio la questione della cittadinanza. In realtà la riforma è problematica, perché, e questo è molto interessante, ma ha a che fare con la necessità per noi di attivarci bene per orientare le persone in maniera che sia il più tutelante possibile, perché effettivamente, come diceva chi ha fatto la domanda, la riforma ha cambiato nuovamente la parte della legge sulla cittadinanza che disciplina i termini di definizione dei procedimenti. In particolare l'articolo 9 ter della legge 91 del 92, che, come sapete, prevedeva che le procedure di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione, cioè quelle per 10 anni di residenza regolare sul territorio, e per matrimonio, dovessero avere una durata massima di 2 anni. Quindi l'amministrazione dovesse decidere quella domanda in un termine di 2 anni. È un termine che molto spesso non veniva rispettato e che quindi comporta che la persona debba attivarsi con il tribunale amministrativo per far valere il silenzio inadempimento. Perché appunto davanti all'inerzia della pubblica amministrazione io ho un anno di tempo per dire che quella mancata risposta nel termine di 2 anni è illegittima e che quindi bisogna dare impulso alla procedura. Peraltro è un termine decadenziale, cioè io posso andare al TAR soltanto in quell'anno successivo. Passato quel termine non ho più strumenti per far valere il silenzio inadempimento. Sto facendo questa cosa che sembra tecnica, ma in realtà per evidenziarvi la problematica della riforma attuale. Come sapete, il Salvini aveva portato da 2 a 4 anni il termine della durata di queste procedure, esplicitando che questo termine più lungo si dovesse ritenere applicabile anche alle domande presentate precedentemente alla riforma. Quindi anche io, che avevo fatto la domanda quando il termine era di 2 anni, ad oggi, in virtù del decreto Salvini, avevo la mia domanda fatta prima doveva essere decisa non più in 2 anni ma in 4 anni. La riforma torna a cambiare nuovamente questo termine, però fa 2 cose. La prima è cambiare il termine, la seconda è esplicitamente cancellare quella norma del Salvini che diceva che i termini si applicavano anche alle domande presentate precedentemente. Quindi il rischio qual è? E la cosa che non è chiara qual è? È che la norma, intervenendo chiaramente su questo, implica che tendenzialmente possiamo e dovremmo ritenere che i termini si applicano devono essere regolamentati dalla legge in vigore nel momento in cui ho fatto la domanda. Mi spiego. Se ho fatto la domanda prima del Salvini, perché questo tendenzialmente è un principio di carattere generale, se ho fatto la domanda prima del Salvini, il termine era 2 anni, poi era di 4 anni. La riforma che oggi la porta a di nuovo 2 anni prorogabili, quindi 24 mesi prorogabili a 36 mesi, quindi che possono diventare 3 anni, mi dice che non si applica la normativa precedente. Il rischio quindi è, e oggi si sta producendo un contenzioso ed è importante tenerlo presente, perché chi ha fatto la domanda prima del Salvini oggi
abbia il diritto alla definizione della domanda in 2 anni. Perché è importante? Per quello che vi dicevo prima. Io posso anche aspettare, ma devo sapere che decorso il termine per la definizione della domanda, io ho solo 1 anno di tempo per poter agire contro l'inerzia dell'amministrazione. Quindi se il mio termine è da 2 anni, tutte quelle persone che l'hanno presentata prima del 2018, ad oggi potrebbero doversi attivare, per non decadere dalla possibilità di attivarsi, su le domande che non sono state decise. Questo ovviamente verrà chiarito in breve, perché evidentemente, proprio per non chiarezza della norma, questo è uno degli aspetti che vi dicevo, il TAR si sta riempendo di queste procedure contro il silenzio inadempimento e a breve ci dirà come deve essere intesa la norma, ma è un punto di non chiarezza che rischia di diventare una decadenza per molte persone che avevano fatto la domanda prima del Salvini. Ad oggi un altro punto non chiaro della norma è, come vi dicevo, che la norma dice il termine oggi è fissato in 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi. Anche questo è importante, perché tra 24 e 36 è proprio 1 anno la differenza, quella contro il silenzio inadempimento. Quindi vedremo come si attesterà la procedura attuata dalla pubblica amministrazione, ma non è chiaro se questa prorogabilità deve essere comunicata esplicitamente dall'amministrazione oppure no. Cioè, se io ho diritto a che venga definita in 24 mesi, salvo che espressamente non mi comunichi la pubblica amministrazione di prendersi un altro anno, oppure invece l'amministrazione può semplicemente deciderla in 36 mesi e io posso agire contro il silenzio inadempimento solo dopo i 36 mesi. Questo pure è un altro punto che, per le domande presentate da gennaio in poi, sarà oggetto di necessità di chiarimento, perché appunto questa prorogabilità non è chiaro se debba essere comunicata oppure no, e quindi che oneri comporta sulla persona quando stia subendo questo silenzio inadempimento. Sì, ecco, sono arrivate nel frattempo altre domande. Dunque, alcune riguardano sia la convertibilità dei permessi di soggiorno, sia, diciamo, i nuovi margini che ci sono con la protezione speciale e con la nuova normativa. E, allora, in particolare, appunto, chiedono che, visto che ci sono nuove possibilità con la nuova normativa, se anche a coloro ai quali è stato rifiutato un permesso di soggiorno si può consigliare di fare una nuova richiesta. E poi chiedono se la procedura di la possibilità di conversione è già possibile farla da adesso, e chi se ne occupa, e se esiste una modulistica. Allora, e poi un'ultima domanda, così concludiamo questo gruppo riguardante, diciamo, sì, queste domande: se c'è la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per lavoro in uno per studio. Ok, allora rispondo, super interessante, veramente utili queste domande. Allora, la prima è sulla possibilità di presentare una nuova domanda. In realtà mi permette di chiarire un po' quello che dicevo, nel senso che noi abbiamo varie ipotesi che ci prospettano le storie delle persone che abbiamo davanti. Molte persone che hanno avuto delle decisioni mentre questa nuova protezione speciale non c'era e la vecchia umanitaria era stata abolita, persone che hanno avuto dei dinieghi anche decisi con l'umanitaria, ma che comunque hanno continuato a stare sul territorio da irregolari. Ecco, in questi casi è molto importante sempre pensare che quello che accade nel frattempo alla persona può essere rilevante, soprattutto, come vi dicevo, in termini di integrazione, a seconda dei vincoli familiari che ha costruito, della sua storia che ha costruito sul territorio nel frattempo. Quindi assolutamente sì, il fatto di aver fatto una domanda di protezione internazionale che è stata definita non deve essere ritenuto per noi un ostacolo per reindirizzare la persona a una forma di protezione, anzi, chiaramente questo senza sfociare in faccio la domanda ogni 2 mesi, ma ovviamente onerandoci del fatto che dobbiamo ricostruire quella vicenda personale per argomentare le ragioni della nuova domanda. E questo per 2 ordini di ragioni. La prima è questa: per aiutare a far sì che sia
si ritenga valida, supportabile quella domanda. L'altra è perché dobbiamo evitare che si pensi che quella è una nuova domanda presentata in maniera strumentale, la cosiddetta reiterata tecnicamente, cioè una domanda che viene presentata per gli stessi motivi di prima. Ecco, no, dobbiamo sempre, è importantissimo farlo, argomentare quando facciamo una nuova domanda, per evitare i rischi di una reiterata, cioè di una domanda fatta in tale e quale, su che cosa stiamo sottoponendo di nuovo alla pubblica amministrazione che deve essere valutato. E questa è una. Sulla convertibilità dei permessi di soggiorno, nessuna corsa alla conversione. È chiaro che, come abbiamo visto, le ipotesi di convertibilità sono tante. I governi cambiano rapidamente e quello che noi stiamo facendo è che, ovviamente, per esempio per i permessi articolo 31 che sono diventati convertibili, noi come settore legale stiamo indirizzando le persone a dicendogli innanzitutto a dare la notizia, sai che è convertibile, perché molti non sanno che questo permesso è divenuto convertibile, e orientandole alla conversione a breve tempo, soprattutto se io ho stabilizzato la mia posizione. È chiaro che non faccio una conversione con un permesso di 3 mesi per lavoro, ma se ho una stabilità lavorativa cerco di uscire da quella precarietà che mi dava un vecchio permesso, che oggi non è più precario, ma che però sappiamo che è proprio perché oggetto di riforme varie, il diritto dell'immigrazione potrebbe tornare a non essere convertibile. Quindi orientarle affinché chi può, chi se lo può permettere, chi non ha troppi rischi, faccia questa conversione quanto prima. Il permesso di soggiorno da lavoro a studio, assolutamente sì. Il problema è che ovviamente bisogna fare una valutazione caso per caso, perché tendenzialmente il permesso di studio non è convertibile poi di nuovo sempre, e quindi dobbiamo prestare un po' di attenzione nell'orientarla a seconda di che studio sia, perché ovviamente la questura, quando vedrà poi il permesso per studio che torna ad essere convertibile, cercherà di capire come ho usato quel permesso per studio, che non sia ho preso uno studio perché non trovavo un lavoro e quindi mi sono iscritto all'università però non ho fatto nemmeno un esame. Quindi sì, in linea teorica sì, ma ovviamente è importante fare un approfondimento, perché poi appunto non tutti i permessi per studio tornano ad essere convertibili. Un permesso che viene da lavoro in teoria lo dovrebbe essere, così chi ha lo studio dopo la minore età, però sappiamo che la questura, quando vede uno studio che si converte in lavoro, fa più attenzione, quindi dobbiamo cercare di orientare al meglio la persona. Una domanda sulla residenza, in particolare nell'ipotesi di persone che vivono in dei palazzi occupati, se adesso possono chiedere la residenza oppure c'è un altro modo per poterla chiedere. Allora, in realtà non è cambiato nulla sotto questo profilo, nel senso che sicuramente la residenza non può essere ovviamente presa nello stabile occupato, che anzi con la normativa Lupi era abbastanza, cioè, la questione dell'occupazione si è abbastanza aggravata, quindi la persona che perché vive in un luogo, in uno stabile occupato, non può prendere la residenza lì, si orienterà come tutte le altre persone, anche quelle che vivono in nero presso, o che hanno contratti di affitto in nero o ospitate presso persone che non gli permettono di prendere il domicilio, dovrà, come spesso accade, orientarsi per forme di iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora. E infine ci sono solo delle richieste, diciamo, generali su le slide, se si possono avere le slide della formazione. Poi chiedono i contatti del nostro settore legale, e abbiamo preparato la slide con, eccola qui. Sì, esatto, allora, con i contatti. Mi permetto due cose, Giorgia, scusami, sì. Già che così ti rivedo la parola, metto quella definitiva con i contatti, e di approfittare per dire questa cosa, che non ha a che fare con la riforma. Voi mi sa che vedete, no, vero? Perché non ho più condiviso, aspettate. No. Eccola qui. Che il regime di proroga dei permessi di soggiorno in emergenza sanitaria non riguarda la riforma, ma in qualche modo sì, ne abbiamo parlato, vale a dire che si sono susseguite durante tutta la fase di emergenze ad oggi, che
l'emergenza è ancora in vigore, è confermata, una norma che espressamente prevede la proroga della validità dei permessi di soggiorno scaduti. Ad oggi tutti i permessi scaduti dal 1 gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021 sono tutti in vigore, anche se scaduti. È come se si fosse proceduto a cancellare con la gomma la scadenza precedente. Dobbiamo immaginare che c'è scritto sotto a tutti i permessi 30 aprile 2021, termine in cui dove le persone, salvo che non venga prorogato, ed è molto possibile che verrà ulteriormente prorogato, dovranno iniziare a attivamente, per non incorrere nelle conseguenze stabilite dal testo unico sull'immigrazione, ad attivamente rinnovare i propri permessi di soggiorno. Nel frattempo molta gente lo ha fatto e va bene, e chi se lo può permettere lo faccia, però sappiamo che chi ha un permesso scaduto in realtà non è scaduto. La scadenza è 30 aprile 2021 e questo vale anche per tutta una serie di altri titoli, come in particolare i nulla osta, soprattutto ci ricordiamo quelli per il ricongiungimento familiare. Chi nel frattempo aveva ottenuto il ricongiungimento, il nulla osta per ricongiungimento e i voli bloccati, vista l'inattività delle ambasciate, eccetera, non ha potuto ottenere il visto. Voi sapete, il nulla osta la validità ai 6 mesi, quella validità è prorogata comunque fino al 30 aprile 2021 e probabilmente sarà ulteriormente prorogata. E questa è la nostra, il nostro contatto. Esatto, questi sono i contatti a cui potete fare riferimento, perché appunto c'erano stati chiesti, anche perché nelle domande c'era qualcuno che aveva chiesto di valutare la situazione di un nucleo familiare che è tanto tempo che è in Italia, ha dei figli, e quindi anche per questi casi vi chiediamo appunto di contattarci via mail o telefono, così possiamo approfondire e poi fare una valutazione su quali possibilità ci sono per regolarizzare la posizione giuridica. Bene, grazie e grazie mille Cristina e anche a tutti che hanno partecipato. Io direi anche che oltre le slide sarebbe interessante pure, Cristina, te lo chiedo, se magari riuscissimo ad inserire la sentenza di Milano sul concetto di vita dignitosa, che mi sembra molto interessante proprio perché sta anche alla base, insieme anche all'altra sentenza di Cassazione e del Comitato ONU per i diritti umani, che sono alla base del cambiamento. Sono veramente delle pagine di diritto commoventi, quindi non capita molto spesso che sia così commovente, e quindi assolutamente li condivido molto volentieri. Che sono appunto alla base, perché sapete che poi il diritto, le leggi, passano anche per la giurisprudenza e poi i politici, diciamo, riprendono anche un po' quello che sono, no? Quello che alcune volte i giudici dicono, in questo caso in maniera favorevole, e ci sembrava molto interessante. Poi chi vuole se lo legge, e questo credo che ci aiuta anche a capire maggiormente il fenomeno e come stiamo andando. Quindi grazie ancora a tutti, e va bene, insomma dobbiamo studiare un po' tutti quanti, e quindi siamo qui, ci prendiamo un po' di tempo, non perdiamo il tempo ma ce lo prendiamo, perché questo aiuta ad aiutare meglio le persone che si rivolgono a noi.